essere o non essere. Il dubbio, che è il paradigma della vita, non affliggeva soltanto il giovane principe di Danimarca. La mia Garfagnana sembra così lontana dalle brume scandinave e questo lago così diverso dal freddo mare di Elsinore. Eppure, proprio lui, il lago, è l'altra faccia della mia vita. Il mio essere e al tempo stesso il suo contrario. 50 anni ha il lago. Non è che un ragazzo rispetto a me, che sono molto, molto più vecchio. Era il 1946 quando l'ho visto nascere. E lui, il lago, figlio della tecnologia, nacque per un mestiere tecnologico: produrre elettricità. Ogni tanto capita un anno in cui anche il lago si prende una vacanza. Il suo datore di lavoro, la diga che sbarra la valle, va in restauro, o meglio, in manutenzione. E così, quasi d'improvviso, quest'estate, il lago è sparito. La barca dei turisti, prigioniera di una sorgente, sembra un giocattolo in una tinozza troppo piccola. E là dove l'acqua copriva il paesaggio, tornano le forme della terra e il lungo canyon scavato dal torrente Ebro. E i segreti che il lago nascondeva si sono di nuovo svelati. E io con loro. Io mi chiamo Fabbriche di Careggine, o se preferite Fabbriche, o più semplicemente la Fabbrica. Ora che l'acqua se n'è andata, il mio respiro torna a fondersi con l'aria fresca delle Apuane che percorre i miei vicoli medioevali. Impressioni, memorie. È come se dalle case così vuote uscissero ancora con i ritmi stagionali profumi mai dimenticati. Di pane appena sfornato, di formaggio fresco, di castagne, di grano farro, di focolari accesi attorno ai quali addolcire le fatiche della giornata, in montagna a cavar marmo o nel bosco a tagliar legna. Momenti di vita familiare e momenti di aggregazione sociale nella cinquecentesca chiesetta di San Teodoro. E le domeniche, dopo la messa, confidenze, cicalecci, chiacchiere all'ombra del mio bel campanile romanico. E poi tutti al gorghetto, lunghe partite a 3-7, stornelli e gare di lancio di forme di cacio, le sfonate. Come tutti i paesi della mia età, ho vissuto alternando momenti facili ad altri difficili. Le regole del gioco della vita quasi sempre le detta il lavoro. E non posso non ricordare che anch'io, come il lago,
sono nato con una vocazione tecnologica. Esisto perché furono fabbri ferrai venuti dal Bresciano che vollero che qui nascesse il loro paese. Era un anno qualsiasi del 1200. Ancora oggi la fatica di quei fabbri si legge nelle acque rossastre dell'Edro. Ruggine tra le pietre. La mia sortita al sole di quest'anno ha avuto un che di eccezionale. Non ho mai visto nella mia lunga storia così tante persone e tutte quante insieme. Non esagero se dico che sono venuti da tutto il mondo a guardarmi, toccarmi, fotografarmi, a scoprire i miei angoli, anche i più nascosti, quasi a carpire chissà quali segreti. 1 milione di persone, si dice, ma tutto sommato non mi sono sentito violato. Tutt'altro, sono tornato ad essere per poco quello che tutti i paesi sono. Teatro di vita quotidiana, palcoscenico di quella commedia nella quale tutti diventiamo, via via, attori protagonisti. E che cosa è più vita di un bimbo che tenta di muovere qui i primi passi del suo lungo cammino? O la mia complicità discreta nel gioco in una giornata così diversa? La vita è anche rivedere l'antico ponte della strada Vandelli tornare all'antica funzione, quando tra il Ducato di Modena e il Principato di Massa e Carrara si muovevano merci, viandanti e greggi. Tutto scorre, ma la storia si ripete. C'è sempre in famiglia una pecora nera che rimane indietro nella vita. E tutto è da vedere se ne sia più efficace il recupero con le cattive o con le buone maniere. Poi scende la sera. Ritorna la quiete. Nel silenzio rotto solo dal mormorio del torrente, posso finalmente fare le mie riflessioni sul tempo che passa, sulle cose che si ripetono, sui piccoli dettagli della mia esistenza che non finisco mai di scoprire. Questa sera Alirio Diaz suona per me. Un regalo che commuoverebbe chiunque, anche chi come me dovrebbe ormai essere provato a tutte le esperienze. A questa musica così struggente ti lasci andare. E nell'abbandono tutto diventa presente. O Cicchino, ti vai a casa che è di notte? Cecco, vuoi farti una sfonata? Andiamo un po' fuori. A letto me ne andai, quattro santi ci trovai. Domenica alla fabbrica ci sarà il maggio, cantato dai maggianti. Santa Maria, mattetevi di grazia. Eccoli, i miei cari abitanti. La Lombardona, il Chioccoron,
e il Tora, e il Batta, e Coppedè. Ogni persona un soprannome, perché in fondo il nome, quello vero, serviva solo per registri ufficiali. Tutte persone vive nella mia memoria, unite nell'abbraccio con coloro che le hanno precedute. Tessere di quel grande mosaico che è stata la mia vita. Ecco, l'autunno si annuncia con i suoi colori. I camini tornano a fumare, rami spogli, le prime nebbie confondono il profilo antico e amico delle Apuane. È giunto il tempo che io vada. La clessidra del mio tempo non scorrono granelli di sabbia. L'acqua sale e con lei il fiume si perderà nel lago e poi la valle intera sarà lago. Un'ultima carezza di sole accende i colori della mia memoria. Poi sarà domani. Morire. Dormire. Dormire. Forse sognare. Ancora il dubbio. Ma sarà forse sogno. Questo mio ritorno alla vita sommersa. E il ricordo di questa lunga estate mi accompagnerà fino alla prossima volta, quando il mio campanile respirerà di nuovo al sole.